Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Lemi e Alessandro Simonetti. Ciao Mario, oggi parliamo di caffè e commentiamo un articolo dal titolo How to save coffee from global warming. Il caffè è una industria multimiliardaria, circa 100 milioni di agricoltori dipendono da esso. Le specie di piante di caffè sopravvivono a temperature che variano tra i 18 e i 24 gradi, nonostante ci siano alcune specie che possono vivere anche intorno ai 30 gradi, purtroppo però a causa del cambiamento climatico è minacciato. Il dottor Davis, però, direttore di un giardino botanico, si è imbattuto in un documento scritto nel 1834 da George Don, un botanico scozzese, il quale parla di una pianta di caffè, di una specie di pianta di caffè che cresce nelle colline di pianura della Sierra Leone a temperature comprese tra i 24 e i 26 gradi, che addirittura mantiene il suo magico sapore, e George Don la descrive nel documento addirittura come un sapore superiore a quello dell'arabica. Adesso Mario, tu da appassionato di caffè, da persona che ha a che fare col caffè, avresti voglia di raccontarmi di più? Con piacere, con piacere. Allora, il caffè nasce in Etiopia. Il caffè che noi beviamo è una specie chiamata Coffea arabica e nasce in Etiopia. Quindi si trova solamente nell'altipiano del Kaffa, da cui trova probabilmente il nome, ed è una specie di arbusto, come un mirtillo, no? Un sottobosco, una pianta da sottobosco tropicale. Gli etiopi, circa 1000 anni fa, sicuramente hanno iniziato a usarlo in varie forme perché si sono resi conto che aveva delle proprietà stimolanti. Dopodiché è migrata in Yemen, che i romani chiamavano Arabia Felix, no? Era una delle zone più fertili del mondo. In Yemen ha trovato un clima perfetto e praticamente lo Yemen è diventato il più grande produttore ed esportatore di caffè. Poi la cosa carina è che in realtà in Etiopia ci sono tante varietà di Coffea arabica, ok? Tutte le la varietà praticamente è un po' come come dire Barbera o Nebbiolo. Abbiamo un'unica specie di uva che viene utilizzata per il vino, che è la Vitis vinifera, però abbiamo tante varietà di questa specie. Quindi un Nebbiolo darà un vino diverso da un Barbera. La cosa carina è che in Etiopia abbiamo una varietà praticamente infinita di tipi di Coffea arabica. E in giro per il mondo poi ci sono delle varietà più caratteristiche di ogni paese. Come sono nate queste varietà? Praticamente una piantina è stata esportata dallo Yemen, che ovviamente cercava di non far uscire questa pianta che fruttava bene, in ogni senso. Un indiano l'ha ingoiata, ha ingoiato dei semi e si è portati in India, da cui c'è una varietà indiana. E dall'India è andata poi ad Amsterdam. Una piantina di quelle che sono state sviluppate al giardino botanico ad Amsterdam è andata a Giava. Poi da queste una piantina è andata nei Caraibi. Da queste una piantina è andata in Brasile e così via. Quindi ogni volta c'era una piantina che andava in un paese, siccome le piante comunque non sono come i mammiferi, quindi si trasformano molto facilmente, in pratica ogni paese poi ha sviluppato un tipo di caffè diverso. Il problema della Coffea arabica però è che, come vi ho detto, è una piantina di sottobosco tropicale dell'Etiopia, quindi non può crescere a bassa quota. Okay. Allora, cosa è stato scoperto? È stato scoperto che esiste un'altra specie molto simile, la Coffea canefora o robusta, che è originaria probabilmente del Congo, che cresce a bassa quota. Purtroppo però ad alta quota abbiamo la Coffea arabica che cresce intorno ai 2000 metri, come hai detto tu non può superare i 25 gradi, è molto delicata, sopra i 25 gradi muore, sotto i 5 gradi muore. Quindi è super delicata, deve avere degli alberi sopra, cioè non può avere un'esposizione diretta al sole, deve essere umida, però essendo umida è soggetta alla ruggine delle foglie, insomma è tanto buona quanto delicata. E ha comunque una produzione molto non particolarmente elevata. D'altra parte abbiamo
La robusta che fa praticamente degli alberi di 5 metri, una produzione enorme, però purtroppo fa dei chicchi che sanno di pesce marcio. Ok, detto, cioè, sì, cioè, per lo più sono imbevibili, cioè abbiamo veramente i due estremi. La coffea arabica che può avere dei chicchi profumati con aromi paragonabili a quelli della vite, e dall'altra la robusta che è molto più resistente, ma fa schifo. Okay. I coltivatori ormai da 100 anni cercano di produrre una arabica, quindi profumata, buona, che sia però più resistente. Un primo risultato era stato ottenuto in Kenya dagli inglesi. Il Kenya è uno dei migliori produttori di caffè e produce due varietà. La più famosa è la SL28. SL deriva da Scott Lab. È un laboratorio messo su dalla corona inglese in Kenya, che dagli anni 30 agli anni 60 ha fatto ricerca e ha prodotto, è riuscito a produrre una piantina molto resistente. Tanto resistente quanto buona. Okay, infatti l'SL28, insomma, il caffè keniota, è tra i più buoni, ma è anche tra i più resistenti che ci siano. Ecco, quindi anche il caffè è una pianta, manipolata dall'uomo. Assolutamente sì, tutte le piante al di fuori dell'Etiopia sono piante artificiali, cioè sono state impiantate dall'uomo, esattamente come tutte le piante di gomma al di fuori del Brasile, cioè le grandi coltivazioni in Indonesia, sono artificiali. Tra l'altro la gomma è un ottimo paragone. Perché se ci pensiamo, il Brasile non ha piantagioni di gomma, perché la gomma è soggetta alla ruggine, anche questa, alla ruggine della gomma, per cui fare le piantagioni in Brasile è impossibile. Il Brasile era un produttore di gomma perché c'erano gli indios schiavizzati che nella foresta tagliavano le piante della gomma e prendevano la gomma. Ma le piantagioni di gomma sono solamente nel sud-est asiatico, perché lì le piantine sono state trafugate da un inglese, mi sembra, piantate in Indonesia. Lì questa malattia non è mai arrivata e quindi ci sono le piantagioni. Quindi certe volte puoi coltivare in maniera intensiva una pianta è impossibile, perché le piante sono fatte per vivere all'interno di un ecosistema, no, non per vivere in una coltivazione intensiva. La coffea arabica è proprio un esempio di pianta che non può essere coltivata in maniera intensiva. La robusta, invece, avendo molta caffeina, può crescere anche in maniera più intensiva. Perché molta caffeina? Perché la caffeina in realtà è un anticrittogamico naturale, è un disinfettante, per cui la robusta è meno soggetta alle malattie perché ha tanta caffeina. L'arabica, che ha un terzo della caffeina della robusta, quindi è più delicata, ma più buona, no, deve vivere in condizioni molto più naturali, diciamo, in un ambiente più vicino a quello naturale. Se non sbaglio, in Italia siamo dei grandi consumatori di caffè. Qual è la qualità, che viene utilizzata di più in Italia? Allora, prima di tutto, noi siamo i più grandi consumatori di tazzine di espresso, ma non siamo i più grandi consumatori di caffè. In media noi consumiamo 5 kg di caffè all'anno per persona. I finlandesi ne consumano 12. Dove la consumiamo la tazzina del caffè? Al bar. In Italia c'è stato. Allora, innanzitutto l'Italia è veramente la patria dell'espresso. Tutta la tecnologia dell'espresso, che sembra così semplice, è stata sviluppata in Italia. Quindi la prima macchina espresso in realtà era come un'enorme moka, no? Una caldaia da cui usciva acqua calda, ed è stata presentata all'Esposizione Universale di Parigi. Dopodiché sono stati gli italiani che si sono innamorati però per qualche motivo di questa bevanda, di questo caffè, no, prodotto in maniera espressa, ed è così che nascono i grandi marchi dell'espresso, tutto italiano. Qui abbiamo la Marzocco che prende questa caldaia e la mette orizzontale e quindi crea la prima macchina del caffè, diciamo, vicino a quella che immaginiamo adesso. Poi abbiamo la famosa la Faema, Gaggia. Negli anni 60 e poi 70 in Italia purtroppo viene fuori un problema endemico, non solamente
nell'ambito del caffè, c'è il problema economico, no? Il problema dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Quindi i bar non hanno accesso al credito, però hanno bisogno di soldi, hanno bisogno di prestiti, ma le banche non si smuovono. Adesso sembra che sto parlando di tutt'altro, invece è totalmente legato purtroppo alla qualità del caffè. I torrefattori italiani si trasformano da torrefattori in erogatori di credito. Adesso, se voi chiedete a un barista quanto costa una macchina espresso, non lo sa, perché dice, ah no, me la dà gratis il torrefattore. Okay. Chiedete quanto costano le tazzine, non lo sa, me le dà gratis il torrefattore. Quanto costano le tende, non lo sa, gliele dà il torrefattore, l'insegna, non lo sa, gliele dà il torrefattore, gli dà tutto il torrefattore. Il torrefattore, quindi in realtà cosa fa? Dà gratis, che ovviamente non esiste nulla di gratis a questo mondo, la macchina del caffè, quindi il macchinario per la produzione del caffè, e ricarica questo costo sul caffè. E in più però dice al barista, tu non puoi scegliere un altro caffè, non avrai altro caffè al di fuori di me. E quindi restano attaccati a un torrefattore. E il torrefattore a questo punto la smette di comprare arabica che costa, diciamo, il crudo dell'arabica, quindi prima di essere tostato, cioè quello brasiliano che è il peggiore, la peggiore arabica, meno di 3 euro non la trovi comunque, cioè. Incominciano a prendere la robusta. La robusta costa centesimi al chilo, è prodotta in maniera industriale. Allora cosa fanno? Prendono la robusta, che costa tipo 50 centesimi al chilo, la rivendono comunque a prezzi esorbitanti, 15-20 euro al chilo, quindi con un guadagno abnorme. Siccome la robusta è però tipicamente pessima, la bruciano. E quindi hanno inventato il caffè con la crema, il caffè forte. In realtà non è un caffè forte aromaticamente, è un caffè bruciato, perciò è forte. La cremina è indice del fatto che ci sono tanti oli perché stiamo parlando di robusta. Il caffè deve essere aromaticamente ricco, non deve essere bruciato. Quando tu hai un caffè di bassa qualità, lo bruci, la qualità ovviamente è bassa ma costante. Adesso, se voi andate in un bar dove fanno gli espressi a 1 euro e così via, e andate a guardare i chicchi, vedrete che il contenitore del macina caffè tipicamente è nero, è sporco. Se chiedete di vedere i chicchi, spesso vedrete chicchi difettati, bruciati, spesso si trovano pezzi di legno. Quindi la qualità del caffè, che era tra le migliori al mondo negli anni 60, piano piano è cominciato a scendere, con certe eccezioni tipo Illy, che ha, tra virgolette, imposto un caffè di alta qualità negli anni 90, che poi è rimasta però comunque su un caffè che adesso viene considerato di qualità media, non produce caffè di altissima qualità. C'è stato si chiama la seconda ondata negli anni 90, e adesso c'è la terza ondata con caffè di altissima qualità. Ok, va bene, però tu parli di Illy. Illy produce non so quanti milioni di scatole di caffè che invia in tutto il mondo, e quindi è chiaro che per avere una produzione di questa entità rinuncerà quasi per forza a un certo tipo di qualità. Mi chiedo però, i piccoli torrefattori sono anche loro soggetti a quanto hai appena spiegato, oppure no? C'è qualcuno che si salva in Italia? Sì, no, è una bellissima domanda, nel senso, non potremmo comunque consumare il caffè che consumiamo se volessimo solamente arabica di altissima qualità. Okay. Quindi in questo senso l'introduzione della stenofilla, no, di questo nuovo tipo di caffè, forse potrebbe salvare la qualità senza ridurre la quantità. Cioè, se la stenofilla in effetti si rivela buona, riusciremo ad avere grandi quantità di caffè, però al posto della robusta, e comunque quindi caffè di qualità migliore. Ti chiedo un'altra cosa. Tu prima hai parlato della cattiva qualità con la quale viene lavorata la robusta, delle grosse produzioni che quindi abbassano la qualità. C'è un altro problema, correggimi se sbaglio, c'è un problema di formazione dei baristi. Cioè, magari formazione dei baristi che non sanno, veramente, purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi, cosa vuol dire fare un espresso.
Cioè, per fare un estratto di caffè che sia espresso, filtrato e così via, vuol dire che tu devi almeno sapere quanta materia puoi estrarre dal chicco tostato. Tipicamente, se tu estrai più del 20% di materia, vai verso la cellulosa, quindi hai dei sentori amari, hai un caffè di pessima qualità. Vuol dire che il barista deve sapere quanto pressare il caffè, deve sapere la temperatura dell'acqua, la pressione della macchina, la pressione dell'acqua che esce dall'erogatore. Ci sono tanti parametri. La macinatura. No, in Italia abbiamo questi distributori clang clang, no, che ti macinano il caffè e te lo lasciano lì a irrancidire per ore. Il caffè deve essere macinato al momento. Cioè, il caffè deve essere estratto non più di 20 minuti dopo la macinatura. O fai come ha fatto Starbucks, che è tanto vituperata, però Starbucks è iniziato come caffè specialty, come caffè di qualità, con macchine Marzocco e aveva solamente baristi super preparati. A un certo punto ha incominciato a esplodere, no? E ha detto: ok, abbiamo due scelte, o limitiamo la nostra crescita, perché non ci sono baristi bravi, cioè così tanti baristi bravi in giro. Oppure mettiamo delle macchine automatiche, che è la scelta migliore. Allora, prendo una persona che non sa nulla di caffè, però ho una macchina automatica che il caffè comunque lo fa in maniera standard, per cui posso essere sicuro che il caffè viene estratto sempre nella maniera giusta. Poi sarà, certamente non è un caffè d'artista, però è un caffè estratto bene. Se invece lo do a una persona che non sa cosa vuol dire estrarre il caffè, alla fine è un caffè pessimo. Se posso concludere dando un consiglio, siate curiosi del caffè, perché è un mondo pieno di colori e di sapori. Io fino a 3 anni fa non avevo idea di che mondo immenso fosse quello del caffè. Sì. Così come c'è stata una scoperta del vino di qualità negli anni 90, adesso sta venendo fuori una scoperta del caffè. Il caffè è aromaticamente paragonabile al vino, con la differenza che lo si può bere la mattina, ecco, senza essere alcolizzati. Beh, Mario, grazie anche per questa settimana, grazie a tutti. Grazie a voi, grazie a te e un saluto e buona colazione.